passata, insomma, l'azione carpicciale è qualcosa di estremamente prestigioso, bastava leggere e ascoltare l'elenco di chi aveva partecipato a queste giornate, a queste orazioni, che tremavano le gambe, perché c'erano dei mostri sacri della cultura romagnola e non solo romagnola, ma nazionale. E Dante, Carducci, Polenta, insomma, dopo 99 anni, 100 anni, io non so se sia possibile dire ancora qualcosa di nuovo, io spero di sì, forse le angolazioni, le declinazioni diverse sono ancora possibili. Io oggi sono uno storico, faccio storia contemporanea, l'Università di Bologna, sono prestato anche a quella di Modena, e parlerò del contesto storico in cui è nata l'ode alla Chiesa di Polenta. Parlerò ovviamente della figura di Carducci, ma anche di altre figure a lui vicine, in quel periodo di fine Ottocento in cui nasce l'ode a Polenta, prima fra tutte Corrado Ricci, un grande personaggio della cultura romagnola e nazionale dell'epoca, ma anche un certo Luigi Grabi, un altro grande personaggio sul lato della politica, un altro grande romagnolo, con grandi cariche nazionali in età giolittiana. Prima però qualche parola sul rapporto tra Carducci e Dante. Non dirò certe cose nuove, sappiamo tutti che Carducci nasce in una famiglia che conosce Dante, ama, apprezza Dante, il fratello che morirà tragicamente negli anni 50 si chiama Dante, il primogenito, il figlio maschio di Carducci verrà chiamato Dante, quello che muore giovane, molto giovane, poi viene dedicata quella straziante, bellissima opera che è Pianto Antico. E non so se tutti sanno però che questo amore dantesco che Carducci sviluppa fin dai primi anni, da giovinezza, si esprime anche in un'occasione che è la tesi di ammissione che Carducci scrisse per accedere alla Scuola Normale di Pisa nel 1253. Carducci appunto studiò la Normale di Pisa e svolse un tema su Dante e il suo secolo. Aveva 18 anni, siamo nel 53, Carducci ha 35, aveva 18 anni e svolge un tema che è stato messo in rete su internet da qualche anno dalla Scuola Normale di Pisa, che è liberamente consultabile da tutti e che celebra Dante, mostrando però una grande capacità, una grande abilità, che è quella di connettere Dante, la sua poetica, le sue opere alla cultura del suo tempo, cioè di storicizzare, insomma. E dice fra le altre cose, dice Carducci in questo tema: un fatto però si può quasi che stabilire, quello cioè che le opere veramente di genio sorgono indipendentemente da un impulso in quelle età dei popoli che più confinano con la barbarie, mentre le opere squisitissime per gusto e per arte sorgono appunto allora che la vita di una nazione comincia a declinare e per lo più all'ombra di una potente protezione. E a questa osservazione rispondono appunto le epoche in cui sorsero i due più grandi geni del mondo, Omero e il Divino Alighieri. Quindi c'è l'esaltazione di Dante, che viene messo a pari di Omero, e la tesi che poi Carducci sviluppa in seguito nel suo tema, invito tutti a leggere, però molto, molto interessante, scritto da un diciottenne. La tesi appunto che le grandi opere nascono sostanzialmente nei momenti di crisi, le epoche che confinano con la barbarie, no? L'epoca di Dante è un'epoca di lotte continue tra le città e i comuni, tra le signorie, è un'epoca di guerra, e Dante stesso è a un certo momento anche un guerriero, e quindi c'è questa idea, questa tesi che viene portata avanti. Ma poi sappiamo che Dante percorrerà tutta la vita di Carducci. Carducci rimane sempre legato a Dante e alla sua figura, e naturalmente l'ode a Polenta è un momento elevato di questo strettissimo rapporto tra Carducci e Dante. E Carducci è ancora molto giovane, nel 1860,
diventa professore, viene data la cattedra di eloquenza italiana, che poi diventerà letteratura italiana, all'Università di Bologna. Siamo nel 1860 e da storico non posso non notare che il Regno d'Italia ancora non esiste. Ci sta combattendo perché siamo nel settembre del 60, cioè Garibaldi sta conquistando il sud. Eppure il ministro dell'epoca, il ministro della pubblica istruzione, Terenzo Mamiani, che era già stato ministro poi durante gli eventi drammatici del biennio 1846-48, che sono molto importanti nella storia dello scioglimento italiano, Terenzo Mamiani nel 60 incarica Carducci di tenere la cattedra di eloquenza, eloquenza latina, poi letteratura latina, all'Università di Bologna. E lì comincia la grande avventura accademica di Carducci come docente universitario, un docente che svolgerà un ruolo importantissimo. Importantissimo in che cosa? Importantissimo intanto nel ridare lustro all'Università di Bologna. L'Università di Bologna era caduta, antichissima università, antichissimo Ateneo, era caduta in uno stato di prostrazione, di provincialismo, lontano dai fasti del passato, per un semplicissimo motivo, perché in epoca di restaurazione e poi risorgimentale, molti studenti dell'Università di Bologna avevano aderito alla causa d'Italia, all'idea nazionale, e quindi questo non poteva essere visto di buon occhio dalle autorità pontificie, che quindi tendevano a non finanziare troppo, a tenere sotto controllo gli studenti, a tenere sotto controllo i docenti. Per cui si era come rinchiusa su se stessa. Questa era l'Università di Bologna al volgere di quel periodo fondamentale del 59-60, in cui i ducati emiliani, le legazioni pontificie passano sotto il regno sabaudo, poi nel 61 c'è la proclamazione del Regno d'Italia con anche il Sud Italia. È in questo momento che Mamiani, questo ministro, ha una grande lungimiranza da politico di razza, evidentemente, e divide questo giovane che si era già fatto notare, questo giovane Carducci, la persona giusta per tenere questa cattedra fondamentale di letteratura latina, che poi diventerà sostanzialmente la storia della letteratura latina e poi italiana. Perché è fondamentale? Perché è chiaro a tutti i patrioti italiani dell'epoca, a tutti coloro che hanno creduto nell'idea nazionale, nell'idea dell'Italia unita, che le radici della nazione stanno nella cultura, stanno nella storia, stanno nella letteratura, stanno nella memoria, nel ricordo, nel culto dell'antica Roma, stanno nel culto dei grandi del passato, dei geni del passato. Foscolo nei sepolcri lo dice chiaramente, insomma, no? Dai Dante, Petrarca, Machiavelli e via dicendo, no? I grandi a cui bisogna guardare. Nel momento in cui gli italiani non esistono come nazione, per trovare un loro riscatto, devono guardare al loro passato, alla loro cultura, alla loro letteratura e alla loro storia. La storia della grande Roma, dell'impero romano, e la storia dei grandi nel passato, Dante in primo luogo. Allora, Carducci si mette subito al lavoro. Adesso non voglio fare la storia del Carducci accademico, professore universitario, però anche il Carducci petroliero, come si dice allora, il cendiario degli anni 60, dei primi tempi, unitario, dell'inno a Satala. Satala è un professore attento, che segue con grande attenzione il lavoro dei propri studenti, che commenta, questo poi è un pregio della scuola bolognese, che commenta i testi d'epoca, i testi letterari, che li spiega a lezione e instaura un ciclo virtuoso poi tra la ricerca, la didattica e le edizioni. È anche grazie a Carducci che c'è un certo Zanichelli, la casa editrice Zanichelli, che poi pubblicherà le sue opere anche successivamente. Insomma, ha un ruolo grandioso Carducci nel rilanciare l'Ateneo di Bologna come un centro culturale non più provinciale, come era diventato alla fine degli anni 50, ma come un centro culturale a livello nazionale e internazionale. Non a caso il vero, il grande, l'apice del rilancio, o meglio, una tappa fondamentale del rilancio dell'Università di Bologna sarà l'ottavo centenario, cioè il 1888. 1888.
Carducci è uno di quelli che fissa questa data convenzionale, perché non c'è nessun documento che dica l'Università di Bologna è nata nel 1088, cioè 8 secoli primi. Carducci è uno di quegli eruditi, di quegli studiosi, di quei grandissimi intellettuali che fissa questa data convenzionale, verosimile, ma convenzionale, per celebrare a quel punto l'ateneo più antico del mondo occidentale. L'Università di Bologna, ed è una tappa fondamentale della cultura italiana, della cultura non solo bologna, ma italiana, perché con quelle celebrazioni che occupano tutto il 1888, come poi non molti anni fa, nel 1988 ci sono state grandiose celebrazioni per il nono centenario, con quelle celebrazioni del 1888 che Bologna rilancia definitivamente il proprio ruolo a livello nazionale e internazionale, e di lì poi proseguirà, perché anche i governi successivi cominceranno a investire, non solo i governi ma anche le istituzioni cittadine, penso alla Cassa del Risparmio di Bologna, a investire molti soldi, molti fondi per il rilancio dell'università, ma lo si può fare perché ci sono dei personaggi che si sono imposti a livello nazionale e internazionale con la loro poesia, con la loro cultura, con la loro capacità didattica, come Giosuè Carducci. Ora, detto questo, tra coloro che aiutano, si può dire così, che collaborano Carducci in questo rilancio della storia della letteratura latina, prima soprattutto italiana, dopo, in questo rilancio quindi della storia della letteratura e con essa di tutti gli studi umanistici bolognesi, vi è un giovane, che citavo prima, un giovane ravennate, studiosissimo, molto colto, che è Corrado Ricci, che nasce nel 1858, che studia giurisprudenza a Bologna, che viene a contatto con il maestro, con Carducci. Carducci negli anni 80, negli anni 80 lo conosce e apprezza moltissimo le capacità di studioso, di erudito, di scrittore, perché Corrado Ricci già giovanissimo ha studiato, per esempio, a Minadito, i mosaici e i monumenti ravennati, ha scritto una fondamentale guida di Ravenna, giovanissimo, e sarà proprio Carducci ad appoggiarlo nel suo desiderio di Ricci di diventare bibliotecario all'Università di Bologna. Tant'è vero che nel carteggio di Corrado Ricci, conservato alla Biblioteca Classense di Ravenna, esiste qualche lettera, non ce ne sono molte, ma esiste qualche lettera di Carducci a Ricci, e sono quelle che chiameremo oggi raccomandazioni, in realtà sono le segnalazioni che Carducci fa direttamente al Ministero della Pubblica Istruzione a favore di Corrado Ricci, per favorire il suo desiderio di entrare nell'amico come bibliotecario nell'Ateneo di Bologna. Leggo una di queste, sono poche righe comunque, ma che dimostrano il giudizio che Carducci aveva di Corrado Ricci, un giudizio elevatissimo. Allora, Carducci scrive nel 1882 al ministro della Pubblica Istruzione, direttamente al ministro: «Onorevole signor ministro, oso presentare e raccomandare all'attenzione dell'eccellenza vostra il dottor Corrado Ricci, il quale domanda di essere collocato in qualche biblioteca come assistente. E Ricci, dall'indirizzo di tutti i suoi studi, dall'amore e dal giudizio che porta nelle ricerche archeologiche, diplomatiche, dalla molta cognizione che ha di storia, di arte e di letteratura antica, dalla laboriosità sua stessa, e di quelli veramente designati a servire lo Stato in simile ufficio. Oltre che egli ha già conoscenza e pratica grande delle biblioteche di Ravenna e di Bologna e degli archivi di queste due». Ricci era veramente un grande studioso, uno che conosceva i documenti, lavorava sui documenti d'epoca. Questo non c'è dubbio. Prosegue Carducci: «Del resto lo raccomandano abbastanza le pubblicazioni non poche e molto pregevoli e pregiate che egli ha fatto ancora assai giovine in materia di erudizione storica e artistica. Io vedo che il Ricci in una biblioteca farebbe più del suo dovere, perché vi porterebbe l'amore. Ed ella certo meglio di me sa che il personale delle biblioteche italiane ha bisogno di essere rinsanguato con elementi giovani e di dottrina». Questa è la lettera di segnalazione e di raccomandazione che Carducci scrive al Ministero a favore di Corrado Ricci. La cosa curiosa poi è che seguirà un'altra lettera di lì a pochi
pochissime settimane, perché ovviamente il ministro evidentemente aveva risposto a Carducci chiedendo informazioni. Allora Carducci scrive a Ricci chiedendo: ma Carducci, Ricci, lei ha già superato i 25 anni, e poi lo monteggerà dicendo: non le voglio cercare moglie, ma mi risponda subito. Evidentemente era il limite, 25 anni, per entrare nella biblioteca dell'Università di Bologna, dove poi Corrado Ricci effettivamente entrò. E di lì nasce una collaborazione tra i due, tra Corrado Ricci e Giosuè Carducci, che porta per l'Iran, se mi concedete, adesso vedremo come, anche a favorire la stesura dell'ode carducciana alla Pieve di Polenta. Cosa succede? Succede che Corrado Ricci è un infaticabile studioso. Entra nella deputazione di storia patria per le province della Romagna, che è presieduta da Giosuè Carducci. E in una delle adunanze di questa deputazione, Corrado Ricci espone i propri studi che ha svolto proprio sulla Pieve di Polenta, e li espone davanti agli altri membri del Consiglio Direttivo, perché Ricci è già diventato membro del Consiglio Direttivo, siamo nel 1891, e li espone davanti a Giosuè Carducci, che è il presidente di quell'assemblea, e dice sostanzialmente, va sostanzialmente a ripercorrere tutti i documenti, le citazioni della Pieve di Polenta che esistono tutte le volte che la Pieve di Polenta è stata citata, scusate, nei secoli precedenti. Fa uno studio filologico molto preciso, molto esatto, per cui ne viene fuori, lo dice lui stesso, che la Pieve è stata, non si hanno notizie certe, però la Pieve è del IX secolo, è stata rimaneggiata due volte, è stata danneggiata, è stata sottoposta a restauri già a inizio Settecento, talché, dice Corrado Ricci, di veramente antico rimane ben poco, soprattutto nella navata mediana. Questo dice Ricci nel 1891. E abbiamo, siamo nel 1891, manca ancora qualche anno al 1897, anno in cui Carducci invece, che spesso veniva in Romagna, ospite soprattutto dei conti Pasolini e Zanelli, veniva in vacanza, veniva con i suoi viaggi, con le sue villeggiature. E però troviamo 1891-1897 ode di Carducci a Polenta, 1898 di nuovo Corrado Ricci che tornerà a parlare della Pieve di Polenta. È come un gioco di rimandi, è un gioco di squadra tra i due. Allora, secondo forse la Vulgata, quello che ho potuto imparare anche studiando Carducci e la Pieve di Polenta in questi giorni, Carducci è rimasto impressionato dalla Pieve una volta che viene trasportato quasi di forza qui dai suoi ospiti. In realtà l'impressione che emerge dai documenti e dagli studi di Corrado Ricci, che lui conosceva perfettamente, è che c'è una lunga preparazione che dura qualche anno da parte di Carducci di questa dedotta del 1897. È una lunga preparazione. Sicuramente la bellezza del posto, la bellezza del paesaggio sono fondamentali per spingere Carducci a scrivere quell'ode lì. Ma è fondamentale poi la presenza dantesca, no? Che aleggia, mai, mai verificata nei documenti, perché nella stessa ode che poi verrà letta, Carducci, che è un attento studioso, ovviamente erudito, che sa leggere bene i testi, conosce bene la storia, dice: forse Francesca è stata sotto queste Francesche, no? Del canto dell'inferno, la Francesca Dantesca è stata sotto il cipresso di Polenta, forse Dante si inginocchiò qui, forse, non osa Carducci, non osa dire Dante si inginocchiò qui, sicuramente Francesca è stata qui. Ma questo ha importanza relativa, questo dimostra solo l'attenzione di Carducci per la storia e per i documenti, la conoscenza della storia dei documenti che Corrado Ricci gli ha portato, gli ha portato di fronte. In realtà Carducci capisce benissimo che la chiesa di Polenta, ciò che trova a quella fine dello scorcio del 1800, quando viene a vedere, e già sono cominciati alcuni lavori di restauro, no? Finanziati dal parroco locale, dalle forze locali, così, capisce che non è ciò che importa, non è tanto se Francesco Dante siano stati veramente fisicamente a Polenta.
Non importa quanti di queste pietre siano quelle originali del nono secolo, non è questo l'importante. L'importante è creare una suggestione, l'importante è creare quello che ci chiamiamo un luogo dell'anima, un luogo importante, un luogo in cui ci si possa identificare, che si possa amare, ma oltre che identificare, identificare perché? Identificare come italiani. Come italiani. Siamo nel 1897. 1898 Baba Beccaris, Milano, cannonate, la gente scende in piazza per chiedere del pane perché ha fame e il Regio Esercito risponde con a cannonate. Siamo nel periodo che gli storici conoscono come quello della crisi di fine secolo, una crisi sociale, una crisi politica, è il momento in cui le masse stanno scendendo in piazza, il Partito Socialista nasce in quegli anni lì. Nel 93-94 c'è stata una rivolta che ha messo a ferro e fuoco la Sicilia, quello dei fasci siciliani. Si è pensato alla rivoluzione socialista, in realtà sono migliaia, decine di migliaia di braccianti poverissimi, quelli siciliani che si ribellano contro i loro padroni, latifondisti, gattopardi, e contro uno Stato assente. Cioè è un'Italia che sta cambiando, un'Italia che sta attraversando dei momenti difficili, estremamente difficili dal punto di vista sociale, e la classe liberale al potere si sta domandando fino a 800 cosa fare, cioè se stringere i cordoni della libertà, quel poco di diritto di voto che c'era, per esempio, diritto di libertà di associazione, di stampa che c'era, se chiudere queste libertà o se aprire le porte delle istituzioni liberali di Roma, del governo, del Parlamento, delle libertà al popolo, alle masse popolari, anche voleva dire ai socialisti, voleva dire in Romagna ai repubblicani, cioè a persone considerate